nuovo aumento nei contagi, si registrano costanti incrementi. Polemiche per le amministrative, Forza Italia chiarisce la propria posizione. Convenzione per i danni causati dall'orso è stata sottoscritta dalla Regione e dal Parco Abruzzo. Piano di difesa della costa è stato approvato oggi dalla Giunta regionale. Bentrovati con le notizie di Antenna 2. Nuovo preoccupante aumento dei contagi da coronavirus in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano 68 nuovi casi di età compresa tra 3 e 93 anni. I positivi, con età inferiore ai 19 anni, sono 9, di cui 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 486. Si tratta di una 97enne della provincia dell'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.145 dimessi e guariti, più 13 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 3.127 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, sono 1.152, più 54 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 215.967 test, più 2.332 rispetto a ieri. 90 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.055 più 51 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 728 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 20 rispetto a ieri, 1.126 in provincia di Chieti, più 8, 1.987 in provincia di Pescara, più 11, 892 in provincia di Teramo, più 24, e 37 fuori regione, invariato, e 13 più 5, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Ieri la conferenza stampa della Lega, a seguito della vittoria di Gianni Di Pangrazio alle amministrative di Avezzano. In estrema sintesi, come abbiamo riferito, tutte le responsabilità per la sconfitta del candidato sindaco Tiziano Genovesi sono state attribuite a Forza Italia, che ha fatto mancare il proprio sostegno. Oggi, puntuale e tempestivo, l'intervento del commissario provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis. Questo è il contenuto della nota. Come dimostrato, non solo dal tenore della campagna elettorale portata avanti da una parte del centrodestra, ma anche dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, all'indomani del risultato disastroso ottenuto, alcuni rappresentanti di partito hanno preferito tentare, senza riuscirvi, di attribuire colpe ed offendere piuttosto che fare una seria valutazione sui propri errori fatti, anche ad Avezzano. Forza Italia, ben presente come i numeri hanno dimostrato, è, come sempre fatto finora, aperta a un confronto inclusivo e rivolto al futuro. Ignoriamo pertanto le offese e attendiamo che tutti meditino sui numeri ed errori. Costruire le vittorie è difficile e faticoso. I disastri invece si producono facilmente e hanno effetti a valanga, come quello prodotto ad Avezzano dopo ad Avezzano, dove la Lega, rifiutando ogni confronto in seno alla coalizione, ha frantumato il centrodestra, determinando la vittoria di coalizioni di centrosinistra e la rielezione di un sindaco che gli avezzanesi avevano bocciato solo 3 anni fa. Anna Maria Taccone, proposta da Forza Italia ed appoggiata da 3 liste civiche di area moderata, ha ottenuto il 17% con oltre 4.000 preferenze. Non mi sembra che questi siano numeri che possano far preoccupare la nostra area politica, che sarà rappresentata in Consiglio Comunale da 2 consiglieri e farà la sua parte per contribuire ad un buon governo per la città.
Ufficializzata la nuova giunta comunale di Cappadocia dopo la riunione del primo consiglio comunale della scorsa settimana con il giuramento del neoeletto sindaco Lorenzo Lorenzin. Nella giornata di ieri il primo cittadino ha conferito le deleghe agli assessori formando così la giunta del comune di Cappadocia. Al consigliere eletto con più voti, Giuseppe Di Giacomo, è stata conferita la carica di vice sindaco e le deleghe agli affari sociali ed allo sport. D'altra parte, Luigi Di Nocenzo è stato nominato come assessore ai lavori pubblici, alla toponomastica ed alla gestione del personale. Per il momento, il primo cittadino ha mantenuto per sé tutte le altre deleghe, bilancio, ambiente, turismo, mobilità e così via, ma verranno conferite ai consiglieri successivamente. Diamo così un senso alla nostra avventura, cercando di rispettare sempre le priorità del nostro gruppo. La concretezza, afferma il primo cittadino Lorenzin. Venerdì ci riuniremo in videoconferenza con la Giunta, mentre per la settimana prossima fisseremo il Consiglio Comunale. In comune, commissariato, le cose da fare sono sempre di più che in un comune normale. La mia squadra, conclude, è molto importante, per questo ogni consigliere eletto avrà un determinato compito per portare a piena realizzazione il nostro programma. Con questa convenzione intendiamo dare una risposta concreta alle segnalazioni sempre più frequenti che arrivano in regione da parte di sindaci e cittadini dei comuni esterni all'area Parco Nazionale d'Abruzzo, che subiscono danni anche rilevanti per le ormai sempre più famose visite dell'orso. La Regione oggi dimostra di voler venire incontro alle esigenze dei territori e delle comunità periferiche. Lo ha detto il vicepresidente Emanuele Imprudente, intervenuto oggi a Pero dei Santi, frazione di Civita Tantino, per la sottoscrizione della convenzione tra Regione Abruzzo e PNA per i danni causati dall'orso. L'accordo riguarda le procedure per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dal plantigrado alle colture e al patrimonio zootecnico dei territori di competenza regionale adiacenti al parco. La convenzione è stata sottoscritta dal vicepresidente Imprudente e dal presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Giovanni Cannata, alla presenza del direttore del parco Luciano Sammarone e del sindaco del comune di Civita Tantino, Sara Cicchinelli, e di amministratori e rappresentanti delle organizzazioni di settore. L'ente Parco Nazionale d'Abruzzo mette a disposizione la propria competenza e le proprie professionalità per velocizzare ed efficientare le procedure. Un accordo, ha aggiunto Imprudente, che sottoscriviamo per la gestione dei danni generati dalla presenza dell'orso, che è ormai un simbolo della nostra regione e rappresenta un valore universale. Al di fuori dei confini, sui comuni individuati, vogliamo uniformare la metodologia utilizzata dal parco. Noi mettiamo i fondi e il parco, espletate tutte le procedure e a seguito di opportune verifiche, paga per conto della regione. Con questo vogliamo iniziare ad avere una relazione più stretta e sinergica con gli enti presenti sul territorio e con i cittadini. Oltre a ciò, aggiungo anche che abbiamo istituito un capitolo specifico per danni generati da fauna protetta, 80.000 euro per quest'anno. A riguardo le interviste con il vicepresidente Imprudente e il presidente del Parco Abruzzo Cannata. La giornata è importante perché il parco ha una esigenza, quella di stabilire rete con tutti i soggetti istituzionali che operano nel territorio e la Regione da questo punto di vista è soggetto istituzionale di rilievo. Secondo, il parco ha esigenza di guardare allo sviluppo sostenibile in tutte le sue componenti, che sono quelle certamente della conservazione del patrimonio naturale esistente, ma anche di garantire lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico-sociale. Potrebbe dirmi che ci azzecca con le cose di cui discutete oggi? Beh, ci azzecca perché in realtà il parco ha anche un'esigenza di essere accettato. Essere accettato non vuol dire dire di sì a tutto, vuol dire spiegare quello su cui si può dire di sì,
trovare delle soluzioni e venire incontro alle esigenze delle popolazioni, degli operatori, della cittadinanza quando queste in alcuni campi le esprime. Noi con questa intesa che oggi sottoscriviamo siamo esattamente in questo percorso perché? Perché ci siamo resi disponibili appunto nel quadro di leale collaborazione istituzionale con la Regione nel accelerare delle procedure, nell'agevolare delle procedure, nel rendere più facili delle procedure che quindi possono concorrere a migliorare il senso di accettazione verso il parco. Non c'è nessun abbassamento di guardia, tanto è chiarissima la posizione mia personale, ma la posizione istituzionale, ma c'è la necessità appunto di cooperare sulle cose che possono rendere più vicino il parco alla gente. Vicepresidente Imprudente, oggi firma di questo importante accordo con il parco, un accordo fortemente voluto. Che cosa cambia per agricoltori e allevatori da questo momento? Ma sostanzialmente questo è un accordo che sottoscriviamo tra Regione Abruzzo e il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, un accordo per la gestione di quelli che sono i danni che vengono generati dalla presenza dell'orso, che è un simbolo della Regione Abruzzo, un simbolo del parco, insomma un valore universale. È una convenzione che stabilisce, dà in mano al Parco Nazionale d'Abruzzo di verificare anche al di fuori dei propri confini su 16 comuni dove si verificano la presenza dell'orso anche occasionale e quindi uniformare quello che è l'atteggiamento, il comportamento, la metodologia che ha il parco anche a questi altri comuni. Noi mettiamo a disposizione i soldi e il parco con la propria struttura fa la verifica e paga per conto della regione. Cioè proprio per rendere uniforme quello che è l'atteggiamento sui territori, il comportamento univoco e anche cercare di iniziare ad avere una relazione più stretta e sinergica tra gli enti e anche e soprattutto nei confronti dei cittadini che devono sentire la vicinanza delle istituzioni lì dove ci sono una serie di piccoli grandi problemi che la presenza dell'orso ovviamente può generare. È una forma per avvicinarci tutti quanti, ecco. Quindi credo che sia un elemento importante. Siamo qui a Cilentino a fare questa conferenza stampa perché è uno dei quei comuni dove ogni tanto l'orso si è affacciato, anche se non è all'interno del parco, quindi è proprio un messaggio per dire il parco, la regione, ci siamo, vogliamo integrarci tutti quanti in questa grande comunità che è la comunità abruzzese. Ecco, le incursioni dell'orso sono sempre più frequenti, i danni delle colture e del patrimonio zootecnico, quindi in questo modo c'è una maggiore vicinanza e soprattutto delle procedure che si renderanno più snelle. Sono due elementi diversi, perché uno, la convenzione di oggi è legata più che altro al sistema degli IAP, perché la legge degli imprenditori agricoli, perché la legge non lo prevede questo. Noi andiamo più che altro sul sistema, lo definirei hobbistico, comunque di non attività prevalente, perché questa è l'attività che la legge stabilisce. Sull'altro invece, che sono le attività proprio attività agricole imprenditoriali vere e proprie, la procedura è diversa e paga direttamente la regione. La differenza qual è rispetto agli anni passati? Che ci sono, a differenza degli anni passati, un capitolo specifico per i danni generati da fauna protetta in generale, dove abbiamo a disposizione circa 80.000 euro. Vediamo come funziona quest'anno, è chiaro che siamo partiti con un approccio diverso, lì dove siamo riusciti a collaborare, quindi una nuova apertura verso i cittadini utilizzando, fammi passare il Presidente, il termine, il parco, e l'altra con dei fondi che sono a disposizione in un sistema che è oggettivamente complesso nel tenere insieme un equilibrio tra imprenditori agricoli, cittadini, il parco, la conservazione, la regione, quindi è un lavoro culturale e anche di metodo dove ognuno deve fare la propria parte. Da ieri mattina si possono fare le domande perché abbiamo fatto una misura specifica, misura Covid del PSR, la misura Covid di 9 milioni e mezzo di euro che è a disposizione di tutta una serie di attività e di specifiche agricole che possono rientrarci all'interno di queste categorie ed è, deve essere accertato una perdita di fatturato nei mesi di aprile e maggio 2020. Quindi questo innesco si rientra all'interno di un percorso dove abbiamo scelto di tenere dentro
un po' tutte quelle che sono state le, diciamo così, le attività che hanno subito un danno e una difficoltà con quella che è la pandemia. Il bando sarà aperto fino al 26 di ottobre e quindi cercheremo di mettere in tempi rapidi a disposizione delle attività agricole abruzzesi altra liquidità che sarà fondamentale per poter affrontare queste criticità. Insieme poi altri bandi che sono bandi di investimento di carattere generale che sono già in campo come Dipartimento Agricoltura e altri che sono misure specifiche che come Regione Abruzzo abbiamo fatto aperte a tutte le attività e ci rientrano anche attività agricole. La Corte d'Appello di L'Aquila ha assolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste l'architetto Carlo Tellone, che era stato arrestato a marzo del 2016 e condannato in primo grado dal Tribunale di Avezzano a 2 anni e 8 mesi. La Corte d'Appello, presieduta dal giudice Giuseppe Romano Gargarella, ha ribaltato la sentenza e ha assolto da tutti i reati il professionista di Tagliacozzo, anche da un reato prescritto, quello di tentata turbativa d'asta. Tellone aveva scelto il rito abbreviato rinunciando alle prescrizioni, convinto della propria innocenza. Doveva rispondere di concussione e tentata turbativa. Per lui il giudice di Avezzano, Carla Mastelli, aveva disposto anche l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto a trattare con la pubblica amministrazione per 1 anno e 6 mesi. Era però stato già assolto da altri 4 reati per la procura di Avezzano gli contestava. Il caso degli appalti al comune di Tagliacozzo nel 2016 aveva portato all'arresto di 4 persone, tra cui l'allora sindaco Maurizio Di Marco Testa, e a 12 indagati. A dicembre 2018 il GUP del Tribunale di Avezzano ha disposto il rinvio a giudizio per 9 persone, tra cui l'ex primo cittadino, e aveva emesso la sentenza di condanna per Tellone. Per l'avvocato Antonio Milo, giustizia è fatta. L'esito della sentenza di assoluzione avrà sicuramente un peso anche nel proseguo del processo di primo grado a carico degli altri indagati. Il piano di difesa della costa dall'erosione degli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti, denominato in breve piano di difesa della costa, approvato nello scorso mese di agosto dalla giunta regionale, è stato presentato questa mattina a Torino di Sangro nella sala convegni di un hotel del piccolo centro rivierasco dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, affiancato dal sottosegretario con delega alle infrastrutture Umberto D'Annuntis, dagli assessori Nicola Campitelli e Mauro Febbo e dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Si tratta di uno strumento essenziale per gli interventi di gestione della fascia costiera che aggiorna il piano gestione integrata dell'area costiera, piano organico per il rischio delle aree vulnerabili, fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea sulla scala regionale, approvato nel 2002. Il piano di difesa della costa dall'erosione, per il quale si prevedono investimenti per circa 146 milioni di euro, definisce il quadro programmatico ed attuativo sia per l'attivazione e la disposizione delle risorse economiche sia per la successiva autorizzazione e la realizzazione degli interventi. La finalità è la gestione del rischio della fascia costiera abruzzese attraverso l'analisi di previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e la pianificazione degli interventi necessari per delimitarne e contrastarne gli effetti già determinati. L'obiettivo principale, ha dichiarato Marsilio, è adesso quello di trasformare il piano in legge attraverso il necessario passaggio in Consiglio regionale, una volta esaurito il termine per la presentazione delle osservazioni al piano, al piano da parte dei portatori di interesse e dei cittadini. Ora le interviste con Marsilio, D'Annuntis e Primavera. Ecco, Presidente, un grande sforzo della struttura tecnica della Regione, del Dipartimento delle Infrastrutture, che ha portato a dei risultati tangibili. In genere si interviene in Italia per le emergenze, qui ci sono i presupposti invece per un discorso unitario che riguarda tutta la costa, quindi per intervenire in maniera sistematica.
Sì, dobbiamo ringraziare anche l'Università dell'Aquila che ha condotto lo studio, il progetto Ancora, che è l'acronimo di questo studio, che ci consente oggi di avere questo strumento di pianificazione e di intervento. Allora possiamo andare con il sottosegretario alle infrastrutture di Annunzis, una conferenza stampa con i sindaci, in coinvolgimento dei sindaci della costa che già conoscevano questo piano di difesa, ma era importante, ecco, ribadire che oggi non si agisce più solo sulle emergenze, ma insomma se si lavora in sinergia si possono raggiungere risultati. E adesso voi tra un mese, con la scadenza, diciamo così, del termine per le osservazioni, potrete già passare, diciamo, all'incasso con una legge importante che sarà approvata in Consiglio regionale. Una giornata importante, come si diceva, perché ci permette di presentare ai sindaci, ai portatori di interesse, il piano di difesa della costa. Ma la cosa che più mi ha rallegrato è stata quella della condivisione unanime da parte sia dei sindaci che degli operatori, anche superando le barriere politiche. Il nostro piano è stato apprezzato, è stato capito il significato di un piano che per la prima volta dà una linea di sviluppo, di indirizzo, a un grosso problema che forse in passato è stato un po' trascurato. Abbiamo davanti a noi ancora un mese di lavoro, appunto, con le osservazioni, e poi potremo portare il piano in consiglio per la sua definitiva approvazione. Nel frattempo questi interventi sono stati già inviati al Governo, al Ministero dell'Ambiente, per fare in modo che possano essere finanziati nei prossimi provvedimenti da parte del Governo. Un piano, grazie Ingegner Primavera, uno sforzo importante, dicevamo, con il Presidente della struttura, la collaborazione dell'Università dell'Aquila. Ecco, andiamo più nel tecnico, ecco, perché questo piano è importante, in cosa si differenzia dagli studi e ai lavori effettuati nel passato? Dunque, il precedente piano, il piano di gestione della costa, risale al 2002 e aveva una visione di 10 anni. Questo nuovo piano, che noi adesso abbiamo adottato il 31 di agosto, ha invece una visione ventennale, quindi diciamo questa è la prima differenza, la prima novità. Altro elemento che differenzia il nuovo rispetto al vecchio è il maggior approfondimento di tutta la questione inerente alla gestione dei sedimenti, cioè c'è tutta la questione del deposito, del prelievo dei sedimenti, che finora, come tutti sanno, era sempre un problema a livello regionale. Adesso noi abbiamo definito in relazione alle aree da, diciamo, oggetto di prelievo, abbiamo definito 3 aree e una mega area idonea, adesso in fase di caratterizzazione, per lo sversamento. Stiamo parlando di uno sversamento di un'area che può ospitare all'incirca 2 milioni e mezzo di metri cubi di materiale, e questo permetterà anche poi di effettuare tutta l'attività manutentiva di dragaggio dei porti, che fino ad oggi era difficoltosa proprio perché non sapevamo dove andare a portare il materiale. Un'iniziativa per l'ambiente. Il Comune di Avezzano rende noto che, al fine di rilanciare nuovi eventi ed iniziative nel territorio dell'intera riserva e sensibilizzare i cittadini in merito alle corrette procedure di conferimento dei rifiuti, si terranno 2 giornate ecologiche. La prima, sabato 10 ottobre, nella riserva naturale del Monte Salviano, l'altra, domenica 11 ottobre, nella Pineta di Avezzano. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Avezzano in collaborazione con la società Tecneco e l'associazione Plastic Free, nell'ambito dell'appalto in corso relativo al servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e dell'igiene urbana. L'appuntamento per la prima giornata è alle ore 9 di sabato 10 ottobre presso il sottopasso della superstrada dell'Iri, mentre per la seconda è alle 9 presso il parcheggio antistante la piscina comunale. Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle procedure anticontagio da Covid-19. Vi ricordiamo che al termine di questa edizione del telegiornale andrà in onda Supergol in collaborazione con il giornale online Espressione 24 e condotto da Mattia Cipriani.
Prima di salutarvi vi ricordo che questa edizione del TG di Antenna 2 è visibile nuovamente sul sito www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano. Vi ringraziamo per averci seguito.